Ecco. La stazione di Aragnoledda bedda. Fiorellini. Sazzagas. Caluzzedda. Caluzzedda mutanduzza. Caluzzedda a caluzzedda. Allora, i ragazzi sono non litigati. C'è stato figa, Diesel. I ragazzi chissà ancora staranno dormendo, saranno, non so, in qualche B&B qua. Nel posto, tempo della Madonnina, e logicamente c'è qualcosa che non mi sconfinfera. Cioè, ci sono delle dritte che darei, delle imposizioni, no, imposizioni no, perché non me lo posso permettere, nel senso ormai c'ho un'età, però delle dritte, no? Però intanto devo ringraziare totalmente questo guaglione, no? Questo è anche mio figlio, guaglione. Cioè. Tanto lui me l'ha portato. Certo, logicamente ci sono delle cose che noto, però che darei dei suggerimenti, dei consigli, cose che non sono proprio come, che diciamo che non sono proprio perfette come le vorremmo, figure, cosa nella vita è perfetta, però non mi più di quello che cosa non posso fare, e quindi li lascio fare le loro esperienze, quando mi ricordo qualcosa gliela dico, dove posso vado a dire, a fare, a spiegare, sperando di poter fare un po' di più, nel senso anche poterli presentare più cose. E logicamente ci sono delle cose che, però, siccome gli darei delle dritte, ci sono delle cose che proprio non mi sconfinferano perfettamente, però faccio quello che posso. E niente, ora più tardi poi si faranno sentire, li lascio tranquillamente così, come è giusto anche che sia. Però se potessi e se mi ascoltassero, è che da solo non si possono fare rispondere alle guerre e alle battaglie. Capito? Ciao, eh? Ciao a tutti. Pure dei cagnoletti vecchi. A quest'ora stanno dormendo loro. Ma che stai facendo? Vieni. Ah, caluzzetta. Vieni, amore, che cosa stai facendo? Guarda che bellina Tofì. Vieni, eh. Dov'è Giulia? E Vittorio? Dove sono? Li andiamo a prendere? Li aspettiamo? Andiamo a prendere, figata. Loro che prendono me. Li aspettiamo? Dai, sediamoci qua. Facciamo i bravi, sediamoci qua e aspettiamoli. Io devo fare il bravo, loro invece possono. Così li controllano e li utilizzano. E ti telefono cassa.